per noi Nadia Basso, pittrice, disegnatrice, artista a tutto tondo. Siamo ospiti del ristorante più prestigioso napoletano da Umberto. Nadia espone una sua personale divisa in due tronconi. Uno riguarda e parla del Vesuvio, quindi della napoletanità di Napoli. L'altro invece, molto delicato, sono i falsi d'autore. Sarà la stessa Nadia che ci illustrerà i due progetti. Il Vesuvio mi ispira molto, è la mia ispirazione da sempre. Io mi sento molto napoletana, avverto la presenza del nostro vulcano e lo vedo come un'immagine che ci protegge, non mai negativa nei nostri confronti. E quindi l'ho immaginato in tanti modi diversi, un po' inusuali, un po' fantasiosa e molto personale. Anche un po' così direi, no? Sì. Ammiriamo questo stivale che poi fa da fodero a questa bella gamba. Sì. E siamo anche curiosi di sapere un po' l'appartenenza. Sì, devo dirlo, in effetti questa è proprio la mia gamba. Bisognava realizzare un'opera 20x80 per una mostra, un concorso che si chiamava La Sfida, e la sfida era proprio questa, cioè di poter realizzare un quadro in una dimensione così un pochino particolare e stretta. Io pensai subito di realizzare una gamba e volevo inserirci in vestito, ebbi l'idea di poggiare proprio la tela sulla mia gamba e quindi contornarla con la matita e successivamente andarci a colorare con la pittura. È venuto fuori un quadro di getto. Nadia, il tacco a spillo, sì. Potevi fare anche una zeppa, sai, oggi va anche di moda. Perché hai preferito mettere questo tacco così? Siccome io ho realizzato un fumo che è un punto interrogativo, non mi bastava questo segno di interpunzione, avevo bisogno anche del punto esclamativo, perché in questo quadro c'è una domanda e c'è una risposta. Il titolo è un po' anche questo sibillino in qualche modo, a un certo punto, non è definito il punto. A un certo punto qualsiasi cosa, in effetti tutto succede a un certo punto, qualunque incontro, qualunque possibilità, avvenimento inaspettato, si realizza a un certo punto. Se io dovessi centrare con lo sguardo un particolare di questo lavoro, no? Centrerei l'unione fra il pollice e l'indice. La manina. Ecco, di chi guarda in alto sulla sinistra. Veramente è molto simbolico, sì, questo gesto. Ci vuoi spiegare? Spiegare non sarebbe stato grazioso, però ci doveva essere qualcosa che mettesse in risalto il certo punto. quindi più malizioso, ma diciamo a mo' di freccia indicativa. Sì, un pochino. Allora, questo quadro è intitolato Vesuviando e appartiene a una serie che io ho realizzato su Vesuvio, però interamente digitale. Questa serie Vesuviando, ho realizzato questi Vesuvi molto, molto accesi per colore, ma anche molto innaturali, dove la fantasia veramente prende il posto assoluto rispetto all'immagine che noi vediamo solitamente. Questo cielo giallo che contrasta con il viola è qualcosa che resta impressa e quindi, non so, mette in salto, caratterizza in maniera particolare il Vesuvio. Allora, qui abbiamo Vesuvio Night and Day, e il Vesuvio si vede qui nelle due bocche, realizzato da due bocche ed è un bacio, proprio un bacio tra la notte e il giorno. Praticamente si vede la potenza del Vesuvio, anche se è messo in modo piccolo, però si vede la potenza nell'immagine globale del quadro. I colori sono molto molto accesi. Allora, questo è un altro quadro che riprende il tema delle mollette per i bagni. Diciamo che sono tre, il Lava Vesuvio, il Vesuvio Push Up e il Vesuvio al Top. Questo quadro in particolare è stato esposto anche a Firenze, una mostra collettiva, e rappresenta il Vesuvio al top, quindi si gioca sul vocabolo praticamente, il top per indicare il massimo, il Vesuvio al massimo
che si esprime con un fiocchettino rosso. È un top perché è una camicettina femminile, sempre molto sexy, molto carina, gialla come il sole di Napoli, e si staglia su questo mare azzurro e sul cielo quasi iridescente. Questo è il quadro che è intitolato Lava Vesuvio, giocando con la parola lava. Lava non è la lava in questo caso, ma è proprio il segno di lavare. Lavare è un indumento, questo è un quadro naturalmente anche molto ironico, mi piace giocare. Quindi mi è piaciuta questa idea del golfo di Napoli con le case, insomma tutto lo spazio, la vitalità che abbiamo a Napoli, un mare un po' schiumoso e quindi questa magliettina stesa, pronta per essere lavata e tirata e messa su con le pinze. Allora, Vesuvio push up è un'immagine del Vesuvio un po' inusuale, è decisamente sexy, è un push up rosso fuoco appeso con le mollette. Quindi ha un castello logo incorporato che è il gancetto del push up stesso. Si vedono le bolle perché anche qui c'è un'acqua stimata e insomma è un quasi brasiliano, sì. Quindi a richiamare un po' l'aspetto caliente della città di Napoli. Tornano le mollette napoletane, e se lo posizioniamo bene questo quadro, lo spostiamo leggermente al centro, ecco, troviamo la giusta misura del professor Bocardino. Vesuviangelo è il titolo di questo quadro. Qui la mia fantasia è andata ancora un po' oltre. Ho pensato al Vesuvio come un angelo. L'immagine femminile rende sempre l'idea di Napoli con la sirena partenope, naturalmente. Io ho immaginato qualcosa che andasse oltre e quindi un angelo con la forma del Vesuvio, quindi questo vulcano attivo, però che riposa. Sono due modelle o due volti immaginari, uno bianco e uno scuro, due bei volti oltretutto. Io ho immaginato due modelle con un cappello a forma di Vesuvio. Il particolare è che il Vesuvio poi erutta se stesso in un certo senso, infatti si possono vedere dei piccoli Vesuvi lanciati nell'aria dal Vesuvio stesso. Però questi piccoli Vesuvi in realtà assumono anche l'aspetto di una bocca, come dei baci. Allora, lo Vesuvio sfrutta la parola love e Vesuvio, quindi è una fusione e vuol dire un Vesuvio d'amore. Quindi è un bacio vero e proprio. Egiziando per Napoli abbiamo che cosa? Dal Vesuvio alle piramidi. Allora, qui vediamo un Vesuvio gioiello, perché per me il Vesuvio è anche un gioiello. Quindi un monile egizio, che prende la forma del Vesuvio. E scende sulla schiena di questa donna egiziana, molto affascinante, molto attraente, in un volto ideale realizzato appunto dalla schiena di questa donna egiziana. Abbiamo il settimo cielo. E si discosta dal gruppo dei quadri realizzati sul Vesuvio, rappresenta una musica di notte, solo le note del pianoforte, il pianoforte è realizzato solo con la tastiera, e la musica sale e raggiunge il settimo cielo, infatti sono sette cieli, e raggiunge la luna, quindi le note diventano oggetti d'oro, insieme alle stelle si confondono e arrivano quasi a toccare la luna, ma non la toccano. Allora, questo quadro è intitolato Vento e 25 perché appartiene a una serie di quadri che io ho realizzato ben 25 anni prima, a cui ero molto legata per un senso di affetto alla mia età adolescenziale. Il quadro originale si chiamava Vento, io dopo 25 anni lo ripropongo e quindi Vento e 25. Vento perché sono due volti con le chiome scompigliate dal vento, però questi due volti sono anche due alberi, quindi piantati nel terreno,
con queste chiome vogliono dire anche un bisogno di liberarsi. Qui abbiamo Immaginaria d'argento, il titolo Immaginaria viene da un concorso al quale il quadro prese parte, sempre 25 anni fa, quindi d'argento, come le nozze d'argento, quindi gli occhi chiusi di sfondo. Poi c'è un albero e una fanciulla che è adagiata sull'albero. Praticamente il punto è proprio qui, la donna, la femminilità come origine di tutto, quindi la madre natura, gli occhi che guardano dentro, sono occhi aperti, chiusi ma aperti, e questa immagine di una fanciulla che è una promessa per il futuro. Questo quadro si intitola Nella giungla, è stato esposto a Palazzo Venezia per la mostra napoletana ed è stato anche recensito dalla poetessa Maria De Michele. Rappresenta una giungla un po' sognante, ci sono tre leonesse e altri personaggi più nascosti che si vedono con un occhio un po' attento, degli sguardi che appaiono dalle piante, un po' come le insidie che ci sono nella vita. Un'equazione semplice. L'epicica sta a Nadia Basso come la pittura d'autore sta ai falsi d'autore. Tamara dell'Epicica è una delle mie pittrici preferite, la amo tantissimo perché diciamo che io sono un'appassionata dei ritratti e dei volti in modo particolare, quindi i volti che questa pittrice ha realizzato hanno qualcosa di misterioso e di molto affascinante, sono quasi sempre delle donne o molto belle o con qualche imperfezione che le rende comunque ancora più belle, quindi ecco, è l'elogio dell'imperfezione tante volte, la perfezione in natura non c'è, quindi bisogna creare dai piccoli difetti qualcosa di incredibile, qualcosa di sorprendente. E io penso che Tamara dell'Epicica sia una maestra in questo. Qui mi dedico anche a questa, diciamo, alla copia di questi quadri che sono meravigliosi. Diciamo che inizialmente è stata una sfida per me, diciamo partita anche dalla curiosità, dal tentativo di mettermi in gioco e di provare fin dove potevo arrivare, fin dove potevo approcciarmi con questa pittura tanto complessa e tanto affascinante. E devo dire che poi il risultato qualche volta, insomma, mi ha dato soddisfazione più di una volta, perché c'è sempre qualcosa di me in questi quadri, quindi realizzo la copia per renderla esattamente uguale. I film che apponi a queste opere sono tratte da quelle autentiche o è una tua interpretazione? Le firme sono tratte da quelle autentiche, perché sul retro della tela io scrivo il titolo dell'opera e la dicitura falso d'autore dipinto da Nadia Basso, in modo che domani, insomma, Nadia Basso può diventare un riferimento per l'arte, io non lo so, scaramanticamente non dico questo, però insomma dichiaro che certamente l'opera è stata copiata, però con qualcosa di me, qualcosa del mio stile sempre, infatti si può notare poi osservando gli originali che c'è qualche cosa di diverso. Volutamente sì. Diverso. Grazie. Nadia, se tu dovessi dare un colore a Napoli, che colore daresti? Non è facile, tutto sommato direi sempre il blu, perché comunque è il mare, il cielo, è un colore che fa pensare al sereno, e quindi, ma proprio perché ne devo scegliere uno, perché Napoli non si può comunque identificare in un solo colore, abbiamo il sole che è, insomma, il nostro sole giallo, che è una forza della natura, e poi il rosso che certamente, insomma, richiama il Vesuvio e il fuoco, ma è anche il fuoco della nostra energia, del nostro calore, dell'essere vitali, dell'essere passionali, quindi tutto sommato non si può dire un solo colore, sarebbe riduttivo. Napoli è un arcobaleno. È un arcobaleno, sì. Grazie, grazie.